Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come rimuovere il doppio account in Windows 10. Se vi è capitato di accendere il computer e ritrovarvi due account, quindi il vostro amministrativo e un guest, quindi un secondo vostro account, ecco la soluzione che potrebbe fare al caso vostro. Andate su Start, digitate Esegui e cliccate appunto su Esegui. Digitate NetPlWiz, potete ricordarvelo magari con NetPlease dall'inglese Wiz Wizard, quindi NetPlWiz, e cliccate su OK. Qui avrete tutti i vostri utenti, quindi vi basterà cliccare sull'utente principale, cliccare sulla casella per utilizzare questo computer è necessario che l'utente immetta il nome e la password e cliccare su OK e riavviare il computer. Al riavvio del computer vi verrà chiesta appunto la password del vostro account, dovrete digitarla. Dopodiché ripetete la procedura, soltanto che questa volta dovete rimuovere questa spunta, cliccare su OK e riavviare il computer.